Ben ritrovati amici di Radio Doppio Zero. Oggi ci troviamo a Molfetta per il Luce Music Festival e per il concerto di Ermal Meta. Le fan sono già arrivate, quindi approfittiamo per fargli qualche domanda. Radio Doppio Zero, Radio Doppio Zero. Suona ciò che ami, più suona e più la ami. Ciao Marco, il tuo brano preferito di stasera? Mi salvi chi può. Mi salvi chi può. C'è un motivo particolare? No, ci sono affezionato per quando è stato scritto. È molto bello comunque. Grazie. Siamo in compagnia di? Silvia. Silvia, è la prima volta a un concerto di Ermal? La seconda, l'anno scorso. Lo conosci dal? Dal 2017. Se ti trovassi di fronte un ascoltatore o un tuo amico che non ha mai sentito un suo pezzo, quale gli consiglieresti? Dall'alba al tramonto. Dall'alba al tramonto, perché c'è un motivo particolare? Personalmente è la canzone che più mi lega a lui, però penso che poi tutta la musica vada ascoltata e fatta propria, però io la consiglio. Guarda l'alba che c'è, puntuale al secondo, amami come se fosse l'ultimo giorno. Canzone preferita? Le luci di Roma. Le luci di Roma. L'avete dedicata a qualche ragazza, eh? Sì, vabbè. Non lo vogliamo dire, però sì. Io ho un'altra canzone dedicata, quindi... Ma la stessa ragazza? Almeno so. No, non le cambiamo ogni canzone. Sì, infatti. Anche perché così fa più figo. Sì, no? Sì, beh, sì. Se Ermal fosse qui, c'è qualcosa che gli vorreste dire? Un duetto in futuro? Magari. Poi, ti va di suonare qualcosa con me? Scrivere una canzone assieme, perché no? Come ho fatto io, quando non sei, non prendere impegni per i prossimi anni. Siamo ora con un piccolo fan di Ermal Meta, che si chiama? Cosimo. Da dove vieni, Cosimo? Da Trigiano. Sei oggi al concerto di Ermal Meta, qual è la cosa che ti piace di più di Ermal? La cosa che mi piace di più di Ermal è che quando canta e si muove sul palco, a volte scende e stringe la mano ai propri fan. Quindi vorresti stringere la mano stasera di Ermal? Sì. Hai convinto tu mamma a venire qui o è anche lei fan? No, l'ho convinta. E come hai fatto a convincere? Gli ho detto mamma, è il mio compleanno, fra poco è il mio compleanno, mi devi portare al concerto di Ermal. Eh beh, non gli hai fatto sentire nessuna canzone ancora? No, le ha sentite in macchina. Siamo giunti alla fine del concerto di Ermal Meta, abbiamo sentito i pareri dei suoi fan e vi ringraziamo per averci seguito. Inoltre vi ricordiamo di seguirci sulle nostre pagine social e sul nostro sito www.radio00.it. Radio Doppio Zero. Radio Doppio Zero. Suona ciò che ami, più suona e più la ami.